Si comincia un altro anno, c'è forse anche un piccolo momento di rodaggio, perché d'estate le attività sono poche. Quali sono le cose principali che ti accompagneranno in questo anno a presidente del Rotary Sassuolo? Beh, allora, innanzitutto mi auguro che mi accompagni un anno normale, che sarebbe già una cosa bellissima, perché vuol dire che abbiamo superato questo periodo complicato di questi ultimi due anni. Ci accompagnerà sin da subito, avremo per la prima volta la Lectio Rotary del Festival della Filosofia organizzata a Sassuolo, quindi è una cosa di cui siamo molto orgogliosi. E poi avremo tutta una serie di service organizzati principalmente per i giovani, che io ritengo siano stati un pochettino la categoria più danneggiata da questo periodo di pandemia. Quindi un service per le scuole, per fornire attrezzature elettroniche a chi non ha la possibilità di poterle avere autonomamente. E un altro service che è una borsa di studio invece per i ragazzi delle medie, perché noi vogliamo far passare il segnale sin da subito che chi si impegna e ottiene dei buoni risultati verrà premiato nella vita. Quindi un pochettino di ritorno alla meritocrazia, che è sempre un concetto un po' bistrattato in Italia. E poi un occhio molto attento anche all'ecologia, perché è uno dei temi nuovi che il Rotary assolutamente ha messo in evidenza, quindi organizzeremo delle giornate ecologiche sperando di coinvolgere anche la popolazione. Com'è tornare in presenza dopo un anno abbondante di rinunce? È stata una bella emozione, avevamo tutti voglia di rivederci, di poterci guardare negli occhi, parlare, riacquistare quel clima conviviale che purtroppo le attrezzature elettroniche ci hanno un po' tolto e ci hanno permesso, per carità, di stare in contatto, però vedersi di persona è sempre un'emozione diversa, quindi siamo molto contenti. Luca, finisce una annata a dir poco travagliata, nella quale comunque il Rotary ha fatto tantissime cose, magari deviando alcuni service sulle maggiori necessità. Sì, è vero, è stato proprio così. Quando abbiamo iniziato questa annata rotariana 2021, pensavamo di celebrare anche il nostro 50° anniversario con alcuni progetti di carattere più culturale, come il restauro del vittorioso di Giuseppe Graziosi in Piazza Garibaldi. Poi però il perdurare di questa terribile emergenza sanitaria dovuta alla pandemia ci ha spinto invece a scegliere di percorrere una strada diversa, che è stata quella appunto dell'aiuto alle famiglie più bisognose del nostro territorio. Quindi abbiamo operato in particolare in questa direzione con due service che hanno visto appunto l'impegno nell'acquisto di carte prepagate per le famiglie più bisognose, e abbiamo però comunque portato avanti anche un discorso differente attraverso un service molto importante, quello con Gioco Amico all'ospedale di Sassuolo. Quindi siamo riusciti a fare questo nuovo progetto innovativo che speriamo possa aprire la strada anche a tante altre nuove esperienze analoghe. Tutto ciò che è accaduto in maniera negativa voi l'avete trasformato in qualcosa di positivo, soprattutto per la gente, probabilmente dimenticando pochissimo. Sì, è stato quello che abbiamo cercato di fare, cioè come sempre cercare di capire quelli che sono i bisogni del territorio, interpretarli e cercare di venire incontro a questi bisogni, naturalmente non con della mera beneficenza, ma con dei progetti che sono appunto i nostri service, come li chiamiamo, dei progetti che vogliono proprio cambiare in qualche modo qualcosa di importante, in modo che anche il futuro poi possa averne appunto dei benefici.